Ciao a tutti e bentornati, benvenuti qui su Fanat Gogo Reloaded. Oggi un vlog un po' strano, un vlog tecnologico quasi possiamo dire, perché cosa mi è venuto in mente? Ma prima un doveroso prologo. Vedete cosa ho qua? È il floppy disk. Questa unità di memoria andava di moda negli anni 90-2000 praticamente, e ci andava come memoria soltanto 1,44, praticamente una canzone in bassa qualità audio. Mi è venuto in mente di smontare un lettore floppy per vedere dentro com'è fatto e magari anche a capirne un po' il funzionamento. Ovviamente su internet ci sono tantissimi video che parlano in modo specifico di questo apparecchio, diciamo, ma io ho voluto fare più che altro un vlog perché ho la mia curiosità di smontare le cose. Però, a differenza degli altri, io le smonto e non le rimonto perché non sono assolutamente un tecnico. E quindi vado col video, grazie per la visione e al prossimo. Ciao a tutti! Eccoci qua, oggi mi ha preso questa mania. Ho trovato, io sono pieno di ferraglia dagli anni 90, questo lettore di floppy disk che andava nei computer fissi. Questo c'è addirittura il pulsante, ho addirittura il floppy, eccolo qua, floppy che va inserito qua, eccolo, lo inseriamo, dovrebbe ancora funzionare, funziona perfettamente. Questo è il floppy, quando si inserisce un meccanismo lo fa aprire, qui c'è il disco, che è magnetico e gira molto velocemente, e quello è registrato in supporto magnetico. Attenzione perché questo si smagnetizza facilmente. Adesso mi ha preso l'idea, vorrei prima di tutto un po' un accrocco, chiedo scusa perché è un po' un accrocco per montare il video, e mi ha preso lo schiribizzo di vedere come è fatto dentro, anche se magari qualcuno l'ha già visti. Prima di tutto devo trovare un cacciavite che possa togliere le viti. Allora, qua sotto lasciamo perdere proprio, perché qua c'è il motorino dove gira il floppy. Però almeno questo coperchio, non lo vedete il codice a barre, non lo devo far vedere, questo coperchio si può togliere. Infatti cominciamo a togliere questa vite, poi taglierò, ok. Togliamo le viti. Prima di tutto il cacciavite è questo, credo. Vediamo se riesco a far togliere questa vite. È un po' difficile perché ho il crocco della telecamera, però ci dovrei riuscire. Infatti sta venendo via. Cosa troverò al suo interno? Niente, probabilmente, perché poi magari velocizzo il video, perché qua ora che tolgo la vite, però ci sto riuscendo. Eccolo qua, la vite la riponiamo da una parte. Stessa cosa con quest'altra vite, lo togliamo. Come sarà fatto il floppy? Vabbè, basta andare su YouTube stesso e lo trovate. Però il mio desiderio di smontare le cose c'è sempre stato già da piccolo, e non riesco a svitarlo. Aspettate, ci siamo quasi. Adesso sì, l'ha preso, non l'ha preso. Allora, va bene, è bravo tutto, però con quest'altro piccolo ci si riesce meglio. E devo smontare, sto facendo una data cattera, perché fatti guardare. Allora, ci siamo, lo devo smontare assolutamente, ma che dovete sole, ci siamo, ok, finiamo, no, ancora un altro po', ci siamo, abbiamo tolto la seconda vite, abbiamo altre viti, no, è venuto via, eccolo, il coperchio è venuto via con due viti. Qui c'è lo sportellino e questo è il suo interno. Polvere, madonna, la nube tossica, meno male che non l'avete vista. Sono decenni che sta dentro l'armadio. Questo è il meccanismo, questo qui è il diciamo dove legge il floppy. Vi faccio vedere bene come fa a leggere il floppy. Ci siamo, infiliamo il floppy. Vedete? Ve lo faccio rivedere. Quando io infilo il disco, il floppy insomma, che è da 1,44 MB, vedete come si sposta
e quindi si avvicina a questa testina. Quando il lettore gira, ovviamente adesso è scollegato, quando gira questa testina fa avanti e indietro e legge le tracce, le singole tracce del disco. Quindi abbiamo messo a nudo un bel floppy. Io adesso però, questo è il motore principale che fa muovere tutto questo meccanismo, e che però appunto non posso farvelo vedere in movimento perché non è collegato. Non ho, in questo momento non ho nemmeno un PC fisso, ce l'ho in realtà un XP, ma è difficile da tirare fuori adesso. C'è un video fra l'altro che dovrò cercare, perché dove riassumo questo PC fisso con XP. Questo è 2HD addirittura, perché sì, perché 1,44. Va bene, questo è il coperchio che è uscito fuori subito. Vorrei smontare di più, ma ho paura di addentrarmi in qualcosa di cui poi non riuscirei più a riuscirne fuori, non riuscirei più fuori. Per ora mi sono accontentato da solo, diciamo, ecco. Ho fatto vedere come funziona praticamente il floppy al suo interno e sono per ora tranquillo così. Se vi piace posso anche smontare ulteriormente, e magari posso smontare altri aggeggi tipo gli hard disk. Sono pieno di cosette, chiavette USB, tante cose sono venute qui, però mi devo andare a prendere un po' di cacciaviti buoni, perché questi due, gli unici due che ho trovato al momento a volo. Poi io ci avrei un kit da qualche parte, lo devo trovare. Comunque per ora io vi ringrazio per la visione di questo piccolo video dedicato al lettore floppy, che ormai non c'è più praticamente, se non USB. Qui c'è la porta, vedete dove si attacca la porta del computer con i cavetterie varie. Grazie a tutti della visione, alla prossima, ciao a tutti.